Dialogo è la parola delle opposizioni, per i 5 Stelle deve però essere rispettato il Parlamento. Noi siamo pronti a lavorare su questi temi, Renzi però non deve assolutamente nascondersi dietro a un dito e sperare che con qualche decreto legge riesca a risolvere le situazioni che vanno risolte ormai. Tra le ipotesi lanciate infine dal Ministro anche la nascita di un tribunale per la famiglia.